Ecco, buongiorno a tutti. E siamo arrivati alla quarta domenica di Pasqua. Questa domenica è detta la domenica del Buon Pastore, per il fatto che il Vangelo fa riferimento proprio a questa figura di Gesù. Gesù è abbinato al Buon Pastore, e che chiama le proprie pecore per nome e le conduce ai pascoli della vita. Ora in latino chiamare è detto con vocare, ed è proprio per questo che nella quarta domenica di Pasqua è stata istituita la giornata di preghiera, la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, per il fatto che la vocazione deriva proprio da questo termine latino vocare, che vuol dire semplicemente chiamata. Proviamo perciò a domandarci: che cos'è la vocazione? Molte volte si pensa che la vocazione è sì una specie di progetto di vita, progetto della vita di ciascuno, che è già stato determinato, prefissato, potremmo dire addirittura una specie di destino ineluttabile, e di fronte al quale a noi resta soltanto il dovere di conoscerlo, questo destino o questo progetto, per poterlo poi realizzare durante la nostra esistenza. Di fronte a questo progetto quasi sembra che noi non possiamo fare altro che questo, conoscere e realizzare, non c'è altro da fare. La vocazione di per sé non è esattamente questo, almeno io ritengo. Piuttosto la vocazione va intesa come una relazione, come un dialogo di amicizia e di amore, dove c'è uno che chiama, che parla, che interpella e un altro che risponde. Certo, il primato della chiamata è dato a Dio. Lui ci chiama e noi rispondiamo. Lui ci parla e noi rispondiamo a questa proposta d'amore. Ma può avvenire anche il contrario, può avvenire che noi chiamiamo Dio e Dio appunto ci risponde. Ora la vocazione è proprio questo dialogo tra Dio e l'uomo e tra l'uomo e Dio, ed è esattamente in questo dialogo d'amore che ciascuno di noi percepisce degli appelli per realizzare la chiamata all'amore che è comune a tutti, perché costituisce l'essere umano secondo l'immagine di Dio. Ecco, questa è chiamata a realizzare la vocazione all'amore, poi a secondo delle strade che uno, sempre nel confronto con Dio e con la propria situazione storica, scopre essere in quel momento particolarmente urgente, come una specie di appello per lui. Non c'è però una differenza sostanziale tra una vocazione e l'altra. Che uno percepisca e scelga la vita matrimoniale o la vita consacrata o la vita del prete o la vita missionaria, sono forme diverse di risposte alla stessa chiamata ad amare la tua famiglia, ad amare tutti, ad amare in modo particolare quelli che non hanno ancora percepito diciamo così, il dono della fede, la chiamata di Dio a seguirlo secondo la strada della fede cristiana, comunque della dedizione a Lui. Tanto per fare un esempio, l'esperienza che abbiamo fatto ultimamente, esperienza che non è ancora finita, il coronavirus,
sostanzialmente è stata un'esperienza di vocazione. E questo non soltanto perché tanti medici e tanti volontari, tanti operatori sanitari, ecco che si sono dedicati, come dice giustamente la nostra gente, ad accudire le persone più bisognose per vocazione, non semplicemente per ricevere una paga, per i soldi. È bello quando si dice questo lo fa per vocazione, cioè lo fa perché dentro di lui ha percepito questo appello a dedicarsi lasciando perdere l'interesse puramente o semplicemente economico. Ma è stata un'esperienza di vocazione anche perché noi abbiamo chiamato Dio, lo abbiamo invocato, abbiamo pregato intensamente il Signore Gesù e tramite Lui il Padre, abbiamo pregato la Madonna, i Santi, San Paolo VI, perché intercedessero presso Dio, e abbiamo pregato perché Dio intervenisse a porre termine a questa epidemia. E Dio ci ha risposto. Ci ha risposto, secondo me, aiutandoci a capire che non dovevamo semplicemente preoccuparci di essere liberati da questo male, da questa epidemia. Ma intanto che si combatteva contro questo male, che facessimo tesoro di questa situazione come occasione propizia per renderci conto, ad esempio, che non siamo onnipotenti, che siamo vulnerabili, renderci conto che non siamo in grado di essere autosufficienti, poter vivere da soli, che abbiamo bisogno di qualcuno che è più grande di noi, più forte di noi, che ci dia speranza, che ci dia forza di combattere anche quando ci sentiamo perdenti, di non perdere questa occasione che ci ha aiutato a capire che una delle cose più belle nella vita è proprio quella di non pensare semplicemente a te, ma di sacrificarti perché anche gli altri stiano meglio, perché anche gli altri possono migliorare, perché anche gli altri possono eventualmente da questo punto di vista guarire. Ecco, proprio per questo io auguro a tutti voi di poter trasformare la vostra vita in una esistenza di vocazione, che vuol dire che la vostra vita non sia vissuta in solitudine, ma piuttosto che la vostra vita sia percepita come un appello a vivere in relazione con Dio, così che non ci sentiamo mai soli. Ma poi questa relazione con Dio diventa anche relazione con gli altri. Vivere la vocazione vuol dire vivere una relazione che realizza pienamente la nostra vita. Questo vi auguro.